più la velocità è alta, più è difficile anche per il gruppo coprire grossi svantaggi. E sono stato un po' ingenuo e ci hanno lasciato troppi minuti prima delle salite, con un percorso nervoso come era quello di ieri. Hanno fatto veramente fatica e sono dovuti andare veramente forte dietro per recuperare. E mi dispiace nel finale di aver avuto i crampi, perché appunto magari mi staccava lo stesso, ma arrivare insieme al primo sarebbe stato il mio sogno. Senti, è vero che il tuo soprannome è Il Fuggitivo, ti chiamano così, e come è nato, quando è nato? Fin da piccolo ho sempre avuto una predilizione per la fuga, anche riuscire a andarci per me è più semplice rispetto agli altri, perché probabilmente riesco a vedere meglio la corsa di altri corridori. Poi comunque con la mia stazza, se c'è da fare una monata in pianura, si riesce benissimo. E da piccolo mi dicevano: meglio fare metà gara e farsi vedere che fare la gara intera e rimanere all'oscuro. Tu sei di San Giorgio delle Pertiche, giusto? Sì. Come hai cominciato a correre? Hai detto da piccolo, dici un po' di più. Allora, ho cominciato da piccolo perché vedevo i miei fratelli che correvano nella squadra vicino al mio paese, e quindi a 5 anni ho voluto a tutti i costi avere la prima biciclettina, e anche se non potevo gareggiare andavo a allenarmi insieme ai miei fratelli e il mio divertimento era quello. Hai in programma qualcosa, i tuoi tifosi hanno in programma qualcosa per le tappe in Veneto, quando si arriverà in Veneto? Ma nell'ultima settimana ho ricevuto un sacco di messaggi di persone anche che non sentivo molto, che fanno il tifo per me, per cui di sicuro troverò diverse persone che faranno il tifo, quindi sarebbe da onorarle con una bella fuga nelle tappe di casa. Grazie mille, in bocca al lupo, Samuele.